Allora, Armando Donazzano, Orange One. Armando. Perché Orange? Innanzitutto? Orange perché è il mio colore preferito ed è il colore bellissimo, perché poi c'è anche la passione, no? Quindi... Introducimi un po' la tua attività, perché sei una pantera? Ma sono... Come ti chiamano? Ma mi chiamano pantera perché sono veloce nel fare ciò che desidero e quindi soprattutto nel mondo del business, nel fare delle acquisizioni. Quindi questa capacità di vedere immediatamente il business e trasformarlo poi in realtà in acquisizione mi ha dato questo nome. E ne sono anche fiero, perché la pantera è veloce, è un animale bellissimo, aggressivo, di ciò che sono anch'io. Ma dal momento che c'è la pantera ovunque, te l'hanno dato prima questo nome? È un nome che si è creato un po' alla volta, ma poi quando un giorno ero con Stefania e l'abbiamo detto, ma scusa Stefania, il colore usiamolo, perché visto che mi chiamano pantera, perché lo usiamo anche come nostro brand, e quindi è ciò che abbiamo desiderato fare ed è qui, ormai c'è dappertutto. Poi qui a Verona sta diventando cappellini, magliette, lo vediamo un po' dappertutto, quindi siamo felici. A Verona in particolare? No, qui a Verona, oggi a Verona. Ma quando oggi giriamo... a Verona, perché oggi a Verona c'è stato oggi c'è il rally. C'è il rally, il campionato, due valli, la finale del campionato. E siamo in lotta per poterlo vincere, quindi siamo molto contenti di aver portato Orange One e la nostra pantera alata anche qui con tutti i nostri amici, ospiti, clienti qui con noi, che poi all'interno del nostro village è diventata una famiglia, quindi siamo felici. Ti piacerebbe correre dentro l'Arena di Verona o fare il gladiatore nel Colosseo ma di Roma? No, eh? Ma lo facciamo assolutamente, tutti i giorni lo facciamo, no? Perché siamo dei gladiatori in maniera diversa, ma lo siamo, no? Non sì. Pensi? Io personalmente lo sono, tu lo sei, quindi, penso che siamo tutti gladiatori un po'. Direi proprio di sì, ognuno del nostro. Ci sono i gladiatori e ci sono i cristiani. Se vogliamo fare la differenza, siamo dei gladiatori. Siamo dei gladiatori cristiani, dai. Sì, vabbè, assolutamente. Con dei valori, quindi assolutamente siamo, di sì. Uniamo due valori. Parlami un po' del Veneto, perché l'Italia ci dà e ci toglie. Il Veneto però ci dà molta energia. Ma, cosa ti dà in più? Perché tu sei molto qui a nord, no? Non solo Veneto. Ma noi siamo, diciamo, siamo in Veneto. Ma oggi siamo nel Veneto, però noi come gruppo siamo nel centro nord. Poi io non cercherei di generalizzare, perché l'Italia in se stessa dà tantissimo. Quindi esatto. Non c'è un'Italia del nord, un'Italia del sud. Ci sono delle persone che fanno più o meno... Voi operate parecchio nel nord. Sì, operiamo parecchio. Quanto meno in acquisizioni. Assolutamente sì. Le tue scelte per ora sono ancora queste. Sono tutte il nord, ma perché il tessuto industriale dove noi ci siamo è qui al nord. Quindi dove abbiamo spinto moltissimo è nel Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna, ma però poi abbiamo delle acquisizioni che abbiamo fatto in Ungheria, dove abbiamo un'azienda che è cresciuta tantissima, sì, okay. E anche in Romania, quindi siamo presenti anche in altre nazioni dove logicamente per necessità di competitività ci dobbiamo essere, ma non sono sicuramente il nostro volere, il nostro futuro. Noi vogliamo rimanere in Italia perché è un mercato sul quale crediamo. Se dovessimo andare al sud, che testa c'hai? Che idea ci potresti avere? Italia? Ma se dovessi fare con i motori. Ah, con i motori no, in questo momento non c'è. Direi che andiamo giù a correre da qualche parte a Vallelunga, ma sicuramente per business, perché non c'è. Quindi se ci mettiamo i motori e ci andiamo a Vallelunga, ci saremo fra qualche settimana, sì, anche ti invito. Verrò. A metà di novembre siamo alle 6 ore di Vallelunga. Quindi sicuramente Spendo. Questo diventerà un appuntamento importante che vogliamo sviluppare con il sud. Senti, oltre a questo si diceva 13ª acquisizione a maggio, adesso c'è una 14ª. Sì, stiamo già lavorando per la 14ª. Ma è già partita e finita o? Ma diciamo che siamo... È ufficiale o ancora? Non è ancora ufficiale, ma ci stiamo lavorando, siamo in due diligence e speriamo okay. In qualche mese, diciamo, io... Spero entro fine novembre di poterla confermare, perché è un ulteriore passo in avanti che ci consolida su quelli che sono i nostri obiettivi, e direi che quest'anno lo chiudiamo bene, perché siamo già alla quarta acquisizione e direi che ci possiamo fermare. Per quest'anno, mi raccomando. Beh, direi per quest'anno, assolutamente. Senti, sì. Senti Pantera, ma questa 14ª chi è? Non si può dire. Però è molto interessante, ce lo diremo. Ci puoi dire almeno che cosa fanno? Che cosa Ma l'idea è continuare sempre l'acquisizione sul settore della die casting, della persofusione. Okay, quindi cercare di ampliare. Foundry, no? Sì, cercare di far crescere il business del foundry, dove noi ci crediamo tantissimo, dove ci può dare grandissima soddisfazione, e quindi siamo lì, saremo sicuramente in quella divisione. Ma stiamo preparando già dell'altro per il prossimo anno.
quasi probabilmente sul settore delle tornerie metalliche, perché è un altro business dove vogliamo crescere e quindi daremo delle belle soddisfazioni anche su quel settore. Invece, visto che tu sei quasi pilota di elicottero, hai mai pensato di investire anche nei motori nel tuo settore come elicottero? No, direi di no. Ancora no, aspetta. Ancora siamo giovani noi. Siamo giovani, ma direi che quando vado a vedere la comune passione, quando andiamo a vedere l'R22 su un motore di ormai di 20 anni fa, anzi di 30 anni fa. Che paura. No, che vanno benissimo, ma esatto. Poi proprio per questo motivo sono molto conservativi. E in questo momento anche la tecnologia, lo sviluppo e anche il safety che c'è bisogno all'interno di questi motori non sono per noi, non è un business che a noi interessa. E probabilmente, bisogna dire la verità, bisogna anche misurarsi con la non capacità probabilmente di poterlo fare. Quindi rimaniamo dove siamo. Però tu voli. Assolutamente. Parliamone un attimo, raccontamelo un attimo, perché porta anche l'elicottero. Il volo è fantastico, il volo... Sottoscrittrice in quanto pilota anch'io, quindi da libertà. Il volo bisogna esserci sopra o sull'elicottero per capire quanta libertà dà, e poi anche lì è un altro modo per potersi misurare, e sia mentalmente, perché poi ci deve essere un'attenzione spasmodica, perché non è permesso l'errore, quindi noi siamo felici di questo. Io non è permesso l'errore, previsto. Non è permesso l'errore, è la prima cosa che ti insegnano, no? Infatti si dice che ci sono piloti bravi e piloti morti. Sì, è la differenza proprio lì. Che anche il pilota bravo, quando si sente troppo bravo, diventa morto. E che ogni errore che porta a un incidente è un errore umano, quindi noi potremmo essere tranquilli. L'elicottero è molto molto sicuro, dipende solo da noi. Esatto. Ed è un mezzo che bisogna che rispettiamo, più degli altri. No, bisogna dargli del lei, sempre. Non bisogna mai dare del tuo a un mezzo, non volante. Non come facciamo tra me e te. No, noi ci diamo del tu, però voliamo. Assolutamente. Solo che non ci pilotiamo. No. È questa la differenza tra il tuo e lei. Sì. È vero, però. È vero. Comunque, Arena di Verona, ieri concerto di Umberto Tozzi, 2020 qui a Verona, però il vostro evento, il nostro evento, perché mi chiamo in causa in quanto anche... Sei anche tu. Un Orange, anche io, è andato benissimo. Sì, siamo felicissimi, anche ieri, l'altro giorno... Tre giorni tra eventi, recruiting, addirittura un recruiting oggi diretto. Che abbiamo fatto stamattina un recruiting diretto, abbiamo avuto 20 ragazzi che sono venuti, con tanta passione ci hanno portato i loro curriculum. E credo che alcuni di questi saremo interessati ad assumerli, quindi a sentire e continuare il nostro rapporto con loro, perché abbiamo trovato, ma quello che è bello, abbiamo trovato dei giovani che hanno voglia di mettersi a disposizione, giovani che vogliono cambiare, che vogliono realizzarsi, e questo a noi piace molto. Quindi... Sono stati più tecnici? Voi avete fatto un recruiting più tecnico, è stato molto tecnico, però abbiamo avuto delle figure commerciali, delle figure del marketing legato alla realizzazione di eventi, a poter vivere nel mondo del racing dove siamo noi, che è un mondo bellissimo dove veramente passa il sound, la passione. E ci hanno chiesto di partecipare e stiamo valutando anche questo, quindi per noi è stato bellissimo. Quindi questa disoccupazione, no? Che dicono esserci, però tu non la dai la disoccupazione, tu la togli, no? Ma diciamo sicuramente in un primo momento noi acquistiamo anche aziende che vanno male e ristrutturiamo, però abbiamo sempre visto che nel medio e lungo periodo le aziende poi sono cresciute, quindi noi poi creiamo occupazione. E dove abbiamo fatto le acquisizioni siamo rimasti in loco, perché crediamo fortemente nei valori delle persone e crediamo fortemente nel territorio, quindi è ciò che noi facciamo. E oggi la disoccupazione, almeno al nord, e tutti i dati dicono che è in calo, però dove noi adesso abbiamo iniziato a lavorare sui giovani, ma per un motivo semplice, perché oggi c'è l'opportunità, in ogni caso, se vogliamo fare un passo in avanti di crescita, di lavorare sui giovani, dare delle opportunità a loro, perché oggi sono coloro che veramente ne hanno voglia, sono coloro che sono flessibili e hanno voglia di fare qualcosa di diverso e entrare nel cambiamento. Noi siamo un'azienda che oramai è diventata un'azienda internazionale e abbiamo bisogno anche della disponibilità dei nostri dipendenti, potersi muovere anche in altre nazioni e supportarsi in questo, portare il know-how anche ad altri nostri colleghi che sono su dei paesi che non sono l'Italia. Quando dici giovani, fino a che età arrivi? Perché obiettivamente l'Italia oggi, i giovani sono anche a 40 anni ormai. Ma siamo giovani, a 40 anni perché? Assolutamente. Perché a 40 anni
ci sono meno figli adesso ormai, sì. Perché ormai lo Stato ci ha portato ad essere ancora purtroppo giovani, concettualmente a 40 anni. Ma io sono... Per una questione di... Anagrafica di vita, no? No, di anagrafica no, esatto, però di lavoro ci sarebbero tanti quarantenni che sono a un livello, diciamo, di esperienza alto, ma senza lavoro come fossero giovani, senza figli, senza opportunità. Beh, allora, prerogative e preclusioni, non ne abbiamo. Perché diciamo che un 45enne è giovane oggi. Assolutamente, sì, ma difatti io sono giovane. Anch'io sono giovanissimo. Altrimenti già ci escludiamo. Quindi, però nel senso, oggi quando si dice giovani... Non possiamo pensare ai 30 anni. Pensare nemmeno ai 20 anni, nel senso, no. Ormai il giovane è anche a 45, nel senso, lo è. E perché poi... è capace che sia disoccupato anche a 45, ma avendo poi... un'esperienza incredibile, poi... l'Italia che ci invecchia, diciamo così, che ci ringiovanisce. Ma la giovinezza non ce la dà l'età anagrafica, ma ce la dà la testa. Il nostro e quindi modo tu valuti i giovani nel senso di testa? Di testa, senso... della capacità di affrontare sfide in maniera aperta, quindi questo per me è un giovane. Uno che okay. è fresco, che ha voglia di realizzarsi. E per me può essere il ragazzo di 30 anni come quello da conti 45, deve aver voglia di fare qualcosa di diverso, deve avere voglia di mettersi a disposizione, deve avere voglia di crearsi una sfida. E all'interno della sfida crea se stesso, crea una sfida all'interno della nostra realtà di Orange One. Noi tutti i giorni facciamo qualcosa proprio per creare delle sfide e migliorarci. We are passion, eh? We are passion, ruggiti di passione, Orange, Pantera, Armando Donazzani. Grazie, ciao. Grazie. Specchio economico.